Buongiorno amici e bentrovati alla rassegna stampa di Fano TV. Oggi è giovedì 3 ottobre 2024. Vediamo subito il santo che si festeggia oggi. È San Gerardo di Brogne, un belga, visse nel IX secolo, noto come gran riformatore dell'ordine monastico. Ma ovviamente la notizia più importante di oggi, con la quale introduciamo la nostra rassegna stampa, sono le condizioni del tempo, perché nel nostro territorio vige l'emergenza arancione e per questo sono state chiuse anche le scuole questa mattina, sia a Mondolfo che nel comune di Fano. Vediamo subito le previsioni. Un'area di bassa pressione. Vediamo che un'area di bassa pressione abbraccia la regione, determinando una giornata di tempo molto instabile con piogge ed acquazzoni in momentanea attenuazione nel pomeriggio. Le temperature 14 la minima, 19 la massima. Il mare è molto mosso. Ebbene, il sole sorge alle 7.06 e tramonta alle 18.45. Questa è un po' l'introduzione della nostra lettura ai giornali e allora noi procediamo subito con quello che ci dice il tempo, quello che pubblicano i giornali. Lo vediamo subito sulla pagina regionale qui della regione. Pioggia e termometro giù, allerta giallo-arancione. Bene, c'è il rischio per il livello dei fiumi, c'è una doppia emergenza, quella che riguarda la pioggia e quella che riguarda la situazione idrica del territorio. Più marcato tutto questo nel centro-nord delle Marche, quindi anche nella nostra provincia. Nel weekend è atteso un miglioramento, poi tornerà l'alta pressione e tornerà il bel tempo. Dunque piogge intense, temperature in calo di 6-7 gradi. Sentiremo oggi anche nelle Marche, dopo i primi temporali di ieri, gli effetti di una nuova colata depressionaria nordica. Arriva appunto dal nord dell'Europa. Ebbene, ci sono previsioni che hanno indotto la Protezione Civile regionale a diramare per le 24 ore successive da ieri una nuova allerta meteo giallo-arancione che modula gli effetti di criticità dividendo la regione in due parti. La parte più sensibile è quella appunto del nord delle Marche, poi invece un pochino più attenuata è quella del sud. Ma vediamo anche come la pioggia fa paura, ce lo dice il Resto del Carlino a centropagina. La pioggia fa paura, oggi scuole chiuse a Fano e Mondolfo. A Fano e Mondolfo dunque gli studenti restano a casa. Questa mattina probabilmente già lo sanno perché nei siti internet ieri la comunicazione del sindaco è stata messa con grande evidenza. A seguito dell'allerta meteo arancione emessa dalla Protezione Civile, il sindaco ieri sera, poco dopo le 19, ha annunciato che è stato deciso di chiudere tutte le scuole di ogni ordine e grado, comprese appunto le strutture, quelle per i bambini più piccoli, quelli da 0 a 3 anni, pubbliche e private, in modo da garantire la massima sicurezza a studenti e personale scolastico. Sulla stessa lunghezza d'onda, il sindaco di Mondolfo, Nicola Barbieri, che ha consigliato inoltre di limitare gli spostamenti. Si comunica la chiusura in via precauzionale, ha detto, per la giornata di oggi, giovedì 3 ottobre, di tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale. Inoltre si dispone la chiusura dell'asilo nido Brontolo e del centro diurno Don Aldemiro Giuliani. Si invitano dunque i cittadini a prestare la massima attenzione e a limitare per quanto possibile gli spostamenti. Ebbene, le previsioni le abbiamo viste, ci sarà un tempo perturbato in modo particolare nella mattinata, poi nel corso delle ore pomeridiane il tutto dovrebbe stemperarsi piano piano fino poi a tornare, speriamo nel weekend, il tempo bello. E allora, ci ho detto, restiamo un attimo sul Corriere, sul Resto del Carlino, per vedere l'articolo di apertura.
E parliamo di sanità. Parliamo di sanità sotto un aspetto particolare. Spesso ci si lamenta per quanto riguarda i ritardi di prenotare visite, esami diagnostici e lunghe attese. Dunque, questa volta invece ci sono problemi per il cambio dei medici, il cambio dei pediatri. Due pediatri vanno in pensione. Ebbene, si tratta dei dottori Tonelli e Bellagamba. Quindi tutti gli assistiti sono stati messi nelle condizioni dall'aste di trovare un nuovo medico. Cosa non semplice, cosa non facile, perché sono molte le persone, oltre 500 persone si sono trovate nelle condizioni di fare una nuova scelta. E allora ci sono state diverse modalità. La prima, quella più semplice, sarebbe stata quella di andare al poliambulatorio e comunicare la propria scelta. Però, insomma, la ressa, tutti in una giornata sono venuti in questo ufficio con lunghe attese. Insomma, la cosa non è stato facile. Qualcuno ha tentato anche la via dell'internet, però anche qui la difficoltà di fare tutti i procedimenti alla fine non si è risolto nulla. L'unica cosa è stata quella di attendere il proprio turno di fronte a un impiegato al quale si fanno anche i complimenti, perché doveva staccare alle 12.30, ma di fronte all'affluenza del suo ufficio è rimasto lì un'ora. Non so nemmeno se sarà pagato per questa ora di straordinario. Comunque il caos è stato così concluso con un operatore allo sportello. È un eroe, conclude una persona che ha segnalato questa disfunzione, dicendo che è un eroe l'impiegato, in quanto doveva chiudere alle 12.30 ed è arrivato fino lì alle 13.30 e ha cercato di soddisfare la maggior parte delle esigenze. E allora vediamo le altre notizie. Si parla della difficoltà che incontrano i commercianti nel centro storico di Fano. Il centro storico di Fano è la zona più appetibile, è il primo centro commerciale della città. Ebbene, però incontra dei problemi, prima di tutto il caro affitti. Ecatombe del commercio in centro, chiudono pure attività ventennali. Pensate che ormai i commercianti storici della città sono ridotti al lumicino, ce ne sono pochissimi. C'è molti cambiamenti, molta alternanza di articoli, di persone che lavorano in centro storico. Sempre più saracinesche si abbassano, l'allarme e delle associazioni di categoria della Confesercenti e della Confcommercio. La Confesercenti, il Comune pensi a iniziative e sgravi fiscali. La Confcommercio, il web, ha preso il 55% del mercato. E l'e-commerce, ovvero quegli acquisti online, che sono più comodi per i compratori, per gli utenti, però insomma eliminano quei rapporti personali, quei rapporti umani che ci possono essere tra commerciante e venditore, e questo un po' degrada la qualità delle trattative. Dunque sempre più saracinesche abbassate lungo il corso, e questo è un articolo che evidenzia questo problema e dovrebbe indurre chi di dovere a portare dei correttivi. E poi parliamo delle antenne perché l'argomento è venuto alla ribalta sia per quanto riguarda le proteste fatte a Fenile che quelle di Bellocchi. Caos antenne, se oggi si contratta con le compagnie è merito nostro, lo afferma l'assessora all'ambiente, l'ex assessora all'ambiente Cora Fattori, che era responsabile di settore nella giunta Seri, e la quale ribatte alle dichiarazioni del sindaco Ser Filippi in merito alla situazione attuale delle antenne. L'antenna di Fenile viene contestata in modo particolare dai residenti. Ebbene, c'è stata un'attribuzione di responsabilità dalla nuova giunta alla vecchia. Ebbene, la Cora Fattori dice che allora tutto era in itinere. Ci sono stati diversi cambiamenti normativi, alla fine si è approvato il nuovo piano delle antenne, e proprio questo strumento, da quando è entrato in vigore,
ha potuto in un certo senso dare un'arma in più ai comuni per combattere il superpotere delle aziende, quel superpotere delle aziende della comunicazione per via telefonini attribuita a loro dallo Stato, da una legge nazionale. Insomma, c'è un problema. Comunque questo piano e antenne si può aggiornare continuamente, tanto che la nuova giunta ha deciso appunto di rivedere lo stesso piano. Ma comunque le armi che ha in mano sono le stesse ormai della precedente, dopo l'approvazione del piano. E poi vediamo qui il volto sorridente dell'assessore ai lavori pubblici Gianluca Ilari davanti al Palace Allende. Ebbene, è un intervento che sta curando l'assessore in vista dell'inizio del campionato per la Virtus. La sfida di Ilari. 1000 posti al Palace, ormai ci siamo. Ebbene, il Palace, perché la squadra possa affrontare questa nuova avventura pallavolistica, deve avere 1000 posti. E ne aveva circa 700, quindi ci vuole un ampliamento della capienza del Palace. L'assessore si è messo subito ai lavori e cercherà di finirli entro la seconda partita che la Virtus disputerà al Palace. Il progetto dell'esborso sarà assorbito dalle uscite di sicurezza supplementari, ha dichiarato appunto l'assessore. E noi facciamo gli auguri alla Virtus perché quest'anno, insomma, anche se l'obiettivo è la salvezza, possa fare anche qualcosa di più, non è detto. Allora, parliamo sempre di sport e vediamo che il Club Nautico Vivani, quel club che opera al Lido, si sta organizzando per affrontare 3 giorni di grande sport. È uno sport internazionale, il canottaggio, che viene attuato ormai al 50% con quello della vela dal Club Nautico. E per 3 giorni a Fano si disputerà il Coastal Rowing, l'European Flagship Regatta, cerimonia di apertura oggi a Radarsena Borghese con tanti giovani dai 17 anni in su, con una provenienza da diverse regioni, da diverse nazioni europee, Italia, Grecia, Slovenia, Francia, Germania e Spagna. L'evento durerà 4 giorni, da oggi a domenica, quindi delle belle gare di canottaggio, sperando che il tempo lo permetta. Oggi non so se si riuscirà a fare qualcosa, però insomma è una bella iniziativa attuata dal Club Nautico Vivani. Passiamo a San Costanzo. San Costanzo si restaura la fontana di Piazza Perticari, eccola qua. La vediamo con Marco Sonante e Domenico Carboni. A San Costanzo il Comune dà l'ok all'intervento di restauro per 32.000 euro. Dopo oltre 2 anni in cui è rimasta vuota, è giusto che questa fontana torni a zampillare e dovrebbero cominciare anche, questo lo dico a margine, dovrebbero cominciare anche i restauri della Fontana della Fortuna in piazza 20 Settembre a Fano, che sono stati annunciati da tempo. E proprio in questi giorni i lavori avrebbero dovuto iniziare. Adesso non so se inizieranno oggi o con il tempo condiziona un po' tutti questi interventi, però insomma anche questo è un'iniziativa, un progetto di prossima esecuzione. Passiamo ad Urbino, vediamo che la biblioteca di San Girolamo rimarrà aperta fino alle 10 di sera. La struttura, che è sorta nell'ex carcere di Urbino, offre servizi importanti come la riconsegna self-service dei libri. Il direttore generale dell'Ateneo dice: abbiamo aderito a una richiesta fatta più volte dagli studenti. È un servizio in più che viene appunto offerto nella città ducale. Invece, per quanto riguarda Fossombrone, in quell'area archeologica di San Martino del Piano, dove era l'antica Forum Semproni, è stato scoperto un giovane con il metal detector. È una presenza ed un'attività illegale, perché i beni archeologici sono di proprietà dello Stato.
scavi archeologici col metal detector, giovane denunciato per furto. Si tratta di un 28enne di Fossombrone. Non si sa se sia un commerciante, probabilmente è un amatore, solo che è stato notato con il metal detector e quindi è stata perquisita la casa e sono stati trovati diversi reperti archeologici. Vediamo monete, elementi metallici, elementi ceramici, qui vediamo il manico di una anforina, monete, qui c'è un amo, insomma vediamo che rischia grosso. Lo vediamo anche come ci annuncia questo articolo il Corriere Adriatico. Eccolo qua, cercava reperti con il metal detector nei guai per furto di beni archeologici. E si rischia grosso perché ricerche archeologiche non autorizzate equivalgono a furto di beni culturali, nonché di distruzione di beni culturali. E in virtù della nuova legge si rischia una pesante sanzione amministrativa per avere distrutto con questa attività di scavo la stratigrafia in cui giacevano i reperti archeologici. E quando si elimina un po' tutti gli strati che dalla superficie vanno in profondità e che segnano ciascuno un passaggio di secolo, ebbene si distrugge una cosa che non si riavrà più. E quindi lì è una distruzione totale, una mancanza di notizie che quando anche si facevano scavi archeologici ufficiali si faceva alla garibaldina, insomma, non si usava la paletta ma si usavano le vanghe e quindi molto è andato distrutto. Vediamo ora, restiamo sul Corriere Adriatico, vediamo l'apertura a chi viene dedicata un'intera pagina alla dengue, questa malattia virale che persiste nel nostro territorio. Dall'altro ieri a ieri non sono aumentati i casi, così come ha evidenziato il centro di prevenzione dell'AST numero 1 con il direttore Augusto Liverani. Comunque vediamo, 100 kit antizanzare subito venduti, la quantità dei kit che l'ASET, che le farmacie comunali gestite dall'ASET hanno venduto ieri a coloro che hanno chiesto qualcosa per proteggersi dalle zanzare. La cosa più importante è l'avvertimento che le dottoresse, le farmaciste che operano nelle farmacie comunali hanno dato ai loro clienti è quella che non si tratta di pasticche, non si tratta di medicinali ad uso umano, ma si tratta di prodotti contro le zanzare, quindi non devono essere né ingeriti né usati personalmente, se non la pennetta che può lenire il prurito, il gonfiore di quando uno è stato morso, ma questo non cura la malattia se la zanzara è riuscita ad inoculare il virus nel sangue appunto della sua vittima. Lenisce solo il sintomo della puntura, quindi si può fare ben poco. Comunque la cosa principale sono queste 10 pasticche che il kit contiene, 10 pasticche anti-zanzare, sono antilarve che devono essere sciolte in acqua nelle caditoie, nelle pozzanghere, insomma dove c'è un po' d'acqua, perché è lì è proprio che si riproducono le zanzare. Questo serve a limitare la diffusione di questo veicolo di infezione. Ebbene, per quanto riguarda le farmacie comunali, sono state vendute diversi kit, una ventina da una parte, una cinquantina dall'altra, comunque un numero complessivo di 100, e continueranno a essere vendute anche in questi giorni, perché la collaborazione dei privati è essenziale da unirsi con quella dell'amministrazione comunale che continua per quanto riguarda la disinfestazione in diversi punti del nostro territorio per combattere la diffusione della zanzara, in modo particolare nel canale Albani.
E poi il Corriere Adriatico parla di multe perché è un argomento che è stato discusso nell'ultima seduta del Consiglio Comunale grazie ad un'iniziativa, un'interrogazione di Samuele Mascarin. Ebbene, a questo proposito risponde oggi il Presidente del Consiglio Comunale, Francesco Cavalieri, che è un avvocato, e spiega perché sono riprese le multe. Ebbene, qui è tutto un procedimento di carattere tecnico, una interpretazione della normativa, quella che ha fatto, che ha assunto Fano, è in sintonia con quella della Prefettura, però ci sono di mezzo anche i ricorsi fatti dagli utenti e dovranno decidere anche i giudici di pace. Non mi addentro sulle spiegazioni che fornisce oggi il Corriere Adriatico, che sono piuttosto tecniche e sintetizzarle non è facile, quindi vi invito a leggere il giornale. Comunque il titolo e l'argomento è questo. Multe irregolari, i dispositivi non devono essere omologati, secondo quanto dichiara Francesco Cavalieri. Vediamo che anche il Corriere poi parla delle antenne, in modo particolare di quella di Bellocchi. Ser Filippi, non ho colpe, l'ex assessore Fattori replica, il sito è nel piano dal 2006 e nel 2006 e negli anni insomma, a seguire Luca Ser Filippi era assessore all'ambiente, quindi insomma qualcosa c'entra anche lui, però insomma tutto quanto è in evoluzione, così come abbiamo detto, e non è facile né per i cittadini convivere con le antenne né per l'amministrazione comunale avere quella forza per imporre la loro decisione agli operatori della telefonia mobile, e vedremo come andrà a finire. Allora, vediamo invece la pagina di Mondolfo, via Malorate da asfaltare, la giunta stanzia 25.000 euro, determina del comune di Mondolfo per tutelare in modo particolare l'incolumità di pedoni e di ciclisti. Ebbene, si stanno asfaltando tratti che più di tutto necessitano di rimedi, perché insomma sono molto usurati per quanto riguarda il manto stradale. Poi vediamo che questo nel centro storico. Poi un altro cantiere importante riguarderà la parte nord del centro abitato di Mondolfo, la zona compresa tra via Marconi e via Toscanini, che sono le strade di collegamento in uscita dalla cittadina in direzione di San Costanzo e di Fano. Insomma, un po' nel centro storico e un po' proprio nell'uscita della città, del paese, verso i paesi limitrofi, San Costanzo e Fano. Vediamo anche, non abbiamo una pagina di Senigallia oggi sul Corriere Adriatico, vediamo qualche notizia di Pesaro. Abbiamo visto come si è parlato di piogge, si è parlato di scuole e si parla in apertura invece di un'area molto molto degradata, che è quella dell'ex Copredil, che viene definita sempre più un'area fantasma, e c'è un'altra asta che il Comune intende attuare per 6 milioni di euro, la cifra è molto consistente, che però è a rischio flop. C'è di nuova asta per poco meno di 6 milioni di euro e per la sesta volta il comparto degradato di Pantano intorno all'Ipercop, un tempo destinato ad appartamenti, spazi commerciali, servizi, noto come ex Copredil, ebbene si cercherà di cederlo a chi farà l'offerta migliore, ma bisogna andare a vedere se ci saranno appunto concorrenti. Siamo in conclusione. Voglio segnalarvi quello che scrive il Corriere Adriatico per quanto riguarda le scuole. Ritorniamo in questo argomento perché c'è una disparità di trattamento dei sindaci per quanto riguarda le loro rispettive località. Il sindaco di Pesaro ha deciso di lasciare le scuole aperte. Il sindaco di Fano e di Mondolfo, invece, come abbiamo già visto, hanno detto che saranno chiuse nella giornata di oggi. Decisioni diverse tra comuni, Fano e Pesaro sono 12 chilometri e ovviamente l'allerta coinvolge tanto Fano quanto Pesaro, però insomma ognuno si assume le sue responsabilità. Gli studenti di Pesaro vanno a scuola, gli studenti di Fano e di Mondolfo no.
E con questa notizia noi terminiamo la nostra rassegna stampa, dandovi appuntamento, come sempre, a domani alle 7. Grazie per l'ascolto e a risentirci.